Ottavo turno di Coppa Italia, Cagliari CBC1 contro Fuori dal Bar. Terzo incontro contro il De Brando Pietravalle. Ok, eccoci qua. 6-4. Devo giocare questa. Anche se non sono sicurissimo. Quattro, sette, dieci pedine in zona d'attacco. Però splittiamo, non sono sicuro. Se i due mi colpisce. Immagino che se ne accorga, infatti torna indietro e colpisce. Devo sperare di ancorarmi. No, non mi ancoro. E qui devo venire sul 18. Non ho una bella posizione. E 4 mi colpisce ancora. Quattro e 6 non colpisco. La pedina qui è troppo sotto attacco, proviamo a venire avanti. 6-1 mi colpisce e fa il bar point. Diciamo che se non colpisco è un double pass, anzi danzo. Qui non so se sia too good. Ma con l'ancora secondo me non era too good. Qui deve sicuramente fare casa 7. E alla prossima sarà sicuramente un double e un pass. Ok, drop senza pensarci più di tanto. 1-0 per lui, ci ho pensato 30 secondi. Vabbè. Doppio 5, sicuramente devo fare casa e venire qui, non c'è altra scelta. Adesso sono in vantaggio in corsa, però ho il problema delle due pedine arretrate. 5-2. Direi che qui devo colpire e venire avanti. Danza. È un double. Sono in vantaggio di 16. Per me questo è un double. È un po' rischioso, sicuramente un take. E invece passa. Ok, 1-1.
6-1, ok, devo far casa. Sei cinque, direi dal 21 al 10. Sono indietro di 8. Però colpisco, ottimo tiro. Mi ricolpisce. Peccato. Due, uno. Vabbè, direi che devo rientrare e scendere qui. Doppio uno, molto buono per lui, fa casa 7, casa 5. Cinque, tre. Direi che il 5 è sicuro. Il 3 potrei venire avanti. Doppio 5, disastroso, mi fa casa in testa. Devo sperare di rientrare subito. Non rientro e questo è un double pass. Doppio 5. Potrebbe giocare per il too good. Secondo me è esagerato giocare per il too good. Ha due pedine arretrate da portare avanti. 1 e 3. Potrei colpire, ma non mi sembra troppo rischioso, devo giocare questa. 17 pip di vantaggio. Anche questo era un double, secondo me, pass. Qui deve probabilmente giocare 13-5. Oppure potrebbe colpire sulla casa 1. Qui sta duplicando l'1. Secondo me devo cercare di scappare perché altrimenti la situazione non è bella. Se non mi colpisce, non sto neanche male. Però mi colpisce, a questo punto rischia veramente di essere too good. Devo sperare di tirare un 2. No, tiro un 1 e il 4 non posso rischiarlo sul 9, ma devo giocarlo così. Io al posto suo cuberei. Qui probabilmente deve coprire, però se riesco a scappare sto bene, decisamente. Doppio 3, quindi tiro 3 e gli altri due sono sicuramente questi. Doppio 6-1 mi colpisce, potrebbe anche scappare. Però ho tanti tiri che colpiscono. 6-5. Allora, non colpisco. Diciamo che devo scappare e coprire. Sono indietro in corsa, devo sperare che non tiri un 6. Se non tira un 6, sto molto bene. Qui potrei anche cubare.
Però non mi va di rischiare con la sua casa così forte. Allora, qui se copro casa 2 colpisco. No, secondo me devo fare casa. Sperare che non tiri un 2. Ok, adesso secondo me ho un double. Perché è vero che sono in ritardo in corsa, ma lui sta dietro un prime. Vabbè, probabilmente ho perso il mercato. Però ho pensato 2 minuti. Siamo 2-1 per me. Deve colpire sulla casa 2, giocare 24-21. Cinque-quattro, facciamo casa in testa. Ottimo doppio 5 per lui. Direi che può venire su 15 e fare casa 1. Devo sperare di ancorarmi. Lui ha una posizione da blitz, vantaggio in corsa di 10, però se mi ancoro non sto per niente male. Quindi 5-2, direi che devo ancorarmi e giocare questa. 2-1 fa il bar point. Ok, devo fare anch'io il bar point. Devo sperare che non tiri un 4. 2-1, diciamo che probabilmente deve fare casa 5. Non è un gran tiro. Devo colpire le due pedine, secondo me. Sì, non ho niente di meglio. Devo sperare che non tiri un 1. Rientra con una soltanto. 2-1, facciamo casa. Devo sempre sperare che non tiri un 1. Tira un doppio 2, però che non è male. Però sono in vantaggio in corsa. Ho una buona struttura, cosiddetto rack. Cinque quattro. Direi che dobbiamo venir giù. Devo sperare che non tiri un 5-2 o 6-1. Qui sta pensando di cubare, ma mi sembra decisamente esagerato. 3-2 fa casa 4, che è buona, ottimo tiro per lui. 5-4, allora potrei andare sul 20, ma è un po' rischioso. Oppure coprire casa 1. Quattro 1, direi 13-8. Un 2-1 sarebbe eccezionale per me. 6-4.
6-4. Allora, l'unico 6 che posso giocare è questo, e il 4 è questo. Devo sperare che non tiri un 1. Se non tira un 1, sto abbastanza bene. La sua struttura adesso è rigida. Devo sperare di tirare tiri bassi. Soprattutto di coprire niente. 4-2 non copro. Brutto tiro. Allora, possibilità è giocare 8-6-8-4 oppure 5-3-5-1. Io preferisco giocare questa. Non è bella, però lui ha una struttura molto rigida. 6-4 è costretto a giocare il 6 dal 7 all'1 e deve lasciare un blot. Probabilmente deve fare 7-3-7-1. Quindi è costretto come me a uccidere una pedina sull'1. Ok, adesso abbiamo la possibilità di colpire doppio 6, non tiro niente, non so se sia un bel tiro oppure no. 5-4 colpisce e deve giocare 8-4. Cioè colpisce, copre. Doppio 2, brutto tiro. E qui non ho altre possibilità. Devo giocare questa, questa e questa. Brutto tiro proprio. Adesso probabilmente potrà scappare. Qui sta pensando di cubare. È molto rischioso perché sì, qui devo accettare, anche se non è una bella posizione. Però ad esempio 4-1 non può scappare, deve venire dall'8 al 3. Questa probabilmente è ancora peggio. Doppio 1, tiro disgraziatissimo. Allora, qui possiamo o giocare dal 6 al 5. O portare la pedina dal 6 al 3. Allora, 4 o 3. Lui ha i 3. Sono abbastanza buoni, mentre i 4. Direi che giochiamo questa. 6-2, qui ottimo tiro per... Oddio, ottimo. Può coprire la pedina sul 6, ma rimane a tiro di 6. Adesso qui ho i buoni, i 6, i 2 e gli 1. Ah no, ha ragione. Ha ragione. Comunque 2-1 sono ottimi. 5-1. Allora, il 5 devo giocare questa e l'1 colpire. Devo sperare che non tiri un 2. Danza. Qui a questo punto
diciamo che sarebbe corretto il redouble. Però sinceramente non mi va di rischiare così tanto, per cui facciamo un 2 e un 1. Rientra. Allora, io ho la posizione molto più forte, siamo all'incirca pari in corsa. Allora, qui secondo me devo ricubare, però poi lui portando il cubo a 4, no, a 4 arriva a 5. Allora. Ho 5 case contro 3. No, posizione troppo forte per non ricubare. Potrebbe anche essere too good. Ho 11 più 5, 3, 6, 2, 15 tiri che colpiscono. Ma anche se non colpisco, ho sicuramente ottime possibilità di, ecco, se rientro mi va comunque bene, e se non rientro ho ottime possibilità di rientrare al tiro successivo. Certo, sicuramente mi sto giocando tutto in questo game, ma il vantaggio è veramente notevole. Lui accetta, 5-3, colpisco, ottimo, devo sperare che non tiri un 5. Doppio 3, 6-2, colpisco un'altra. Pedina. Devo sempre sperare, invece tira il 5, quindi adesso devo cercare di venire avanti il più rapidamente possibile. Diciamo 2 e 1, devo sperare che non tiri un 5, che sarebbe una grossa seccatura. Allora 6 obbligato, quindi 5 e 5, così sto duplicando il 5, ok. Non tira il 5. Allora 4 e 5. Rientra adesso. 5 e 4. E 4, diciamo che i gammon sono pochissimi, però dovrei aggiudicarmi il game e andare sul 6-1 Crawford. Doppio 2, ottimo. Ho 5 minuti e mezzo, non è tantissimo, ma non è neanche poco.
5-2, niente Gammon, ma era abbastanza ovvio. Quindi 5 minuti e mezzo. Mi manca un punto. Allora, sul 6-1, che succede? Che per lui è importante il gammon. Quindi devo evitare il gammon. Avrei slottato al suo posto. Doppio 4, ottimo tiro, fa casa 5. E scende dal 13. Doppio 4, direi che devo fare le due case. Danza. Allora, facciamo un 3 e un 2. Doppio 5 danza, 4-2. Quindi il 4 è questo. Il 2. Giocherei questa. 4-1 rientra e col 4 gioca prudente. Doppio 3. Allora, potrei chiudere il bar point. Quindi venire avanti sul suo bar point. Io preferisco giocare in sicurezza. Quindi minuti e mezzo. Allora, 4-2, giocherei così. Sei cinque. Sei, potrei colpire. Preferisco giocare questa. Quattro tre, facciamo casa. Devo sperare che non rientri subito in modo da poter provare a scappare dalla. Sì, diciamo che dobbiamo giocare questa. Rientra, ma non mi colpisce. Sei uno, sicuramente devo colpire. Devo
Fare pick and pass? Secondo me sì. Non tira il 3, ottimo. Cinque, direi due. Continua a danzare. Quattro e due, non rischio che mi colpisca. Sei e quattro, posso venire sul mio bar point, ma rischio il 3-4, oppure posso giocare più prudentemente questa. Gioco prudente. Mi basta un punto. 6 e 4, direi. Devo sperare di non tirare un 3. 6, 5. Rientra. Avrei preferito che rientrasse col 6, sicuramente. 4, 3. Devo liberare casa 4 o togliere due pedine dal 5. Secondo me questa. Ottimo tiro per lui, non devo tirare in due. 6-1. E qui devo assolutamente sperare di tirare un 2 o un 1. Niente, mi scopro, non mi colpisce e diciamo che ho vinto il match. Sicuramente evita il gammon, ma mi basta un punto e diciamo che la vittoria è praticamente matematica. Ho giocato abbastanza bene anche questa.